Progetto IA la terza, ICT, idee e imprese per lo sviluppo del territorio. Ho parlato un po' con i ragazzi e si vedono molto partecipi e molto interessati a questo progetto. Tu stai insegnando loro come fare un'economia sociale e comunque un'impresa sociale. Sì, insegnare è una parola grossa. Diciamo che provo a condividere un'esperienza attorno a cosa vuol dire oggi sviluppare lavoro collegato all'economia sociale. Perché? Perché se guardate i dati socio-economici del nostro paese, vi accorgerete che i settori in espansione, quelli su cui si può puntare anche dal turismo, della difesa del patrimonio e del paesaggio, del welfare, dello sport e del tempo libero, della promozione del benessere, della green economy, quelli sono ambiti in cui forse in questa fase di crisi strutturale si può riuscire a creare buon lavoro e buona occupazione. Quindi il tentativo che fa la provincia, e chiudo, è proprio quello di scommettere su un ambito nuovo che possa portare poi a dei risultati concreti in termini occupazionali. I ragazzi stanno sviluppando delle idee per dei progetti che poi si pensa e si spera che abbiano un futuro, e ho visto che erano dei bei progetti comunque, adesso non li vogliamo dire perché sennò poverini. Modo, dai. Guarda, l'unica cosa che ti posso dire è che sono le nuove generazioni, senza essere troppo retorici, a rappresentare spesso un pensiero più evoluto attorno a che cosa vuol dire progettare per sviluppare impresa, a che cosa vuol dire credere nel territorio, rilanciarlo, promuoverlo. I ragazzi, chiamiamoli ragazzi, poi sono già adulti belli e vaccinati, ci stanno dimostrando proprio questo, che al di là di tutta la retorica sulla rottamazione c'è bisogno di recuperare un dialogo tra generazioni con l'idea di come dire, legittimare e valorizzare proprio tutte le riflessioni che partono dalle nuove generazioni, perché sono quelle più fresche, quelle più innovative ed anche quelle più interessanti. Però senza scordare le vecchie generazioni, per così dire, che anche loro comunque partecipano a questa cosa e si vedono attivi nel progetto con i nuovi ragazzi. Certo, è un po' la scommessa, no? Vecchi panzoni come me, giovani ragazzi come loro possono incrociarsi provando a produrre valore aggiunto, cioè dei progetti di sviluppo di impresa nel nostro caso che siano davvero interessanti e cantierabili. Quindi il detto la necessità aguzza l'ingegno, un po' penso che sia, non ti dico il caposaldo di questo progetto, però comunque un buon punto. Assolutamente sì. Noi ti ringraziamo. A voi, saluti a tutti. Economia sociale al centro, e avevamo fatto proprio brainstorming su tutto quello che ci veniva in mente col termine economia sociale, pur non sapendo nessuno cosa sia effettivamente, quindi era uscito fuori soprattutto le differenze tra l'economia sociale e l'economia tradizionale. Avevamo detto che l'economia sociale si caratterizza probabilmente perché ha una maggiore attenzione ai diritti dei lavoratori, non è una economia che pone solo la sua attenzione al reddito. Avevamo messo che ci sono delle società e delle aziende che si basano su no profit, abbiamo trovato la dignità dei lavoratori, sostenibilità ambientale, lavoro, crescita e cooperazione, solidarietà, politiche aziendali con uno sguardo al lavoratore e di sostegno verso le situazioni, le persone e le condizioni più problematiche, anche in paesi sottosviluppati oppure in via di sviluppo, un'economia che metta prima le persone del reddito, come già si diceva sopra, lealtà, attenzione all'altro, un reddito giusto, rispetto per tutti. E poi avevamo messo, queste erano diciamo un po' le cose positive se vogliamo, dall'altra parte del foglio avevamo messo le cose negative che ci vengono in mente con questo termine economia sociale, e ci avevamo messo che si lavora troppo, si guadagna troppo poco, che è una cosa cristiana, che è una cosa di sinistra, che punta alla salvaguardia dei valori ma non si sa bene in che modo, che sensibilizza sulle realtà di ispirazione sociale offerte dal territorio, è un'opportunità per i soggetti svantaggiati, dà un'attenzione alle modalità di consumo, o almeno tenta di farlo, responsabilità e onestà decisionale e impresa chilometri zero. Giada e Massimiliano sono due dei ragazzi che partecipano a questo progetto, e l'interesse che suscita in voi questa cosa delle cooperative sociali, vi piace? Avete in mente qualcosa?
Allora, io sono venuta proprio per curiosità personale relativamente a saper di più riguardo al mondo dell'economia e dell'impresa sociale e, insomma, per ora questo a sviluppare dei progetti, delle idee che potrebbero essere fattibili poi. Quindi, Massimiliano, scoprite cose nuove che magari non sapevate e vi stanno insegnando, no? Sì, sì, sicuramente. Così, da parte mia più che altro è una speranza, diciamo, rispetto alla crisi, questa sfida dell'impresa sociale oggi. Ho sentito delle idee che avete sviluppato, è tutto di tasca vostra, comunque di idea vostra. Sì, lo scorso incontro ci siamo, insomma, dai, messi insieme a gruppi e abbiamo ragionato su alcuni temi che riguardano ad esempio lo sviluppo sostenibile, l'inserimento di soggetti svantaggiati. Abbiamo già cominciato a tirar giù qualche idea relativamente a questo, poi ecco, ora ci scontriamo magari con la realtà che può essere un po' più dura di fattibilità poi di quello che è un'idea. Però vediamo cadere alcuni stereotipi, no? Che è quello di solo persone con problemi o disagiate. Sì, sì, sicuramente, soprattutto oggi rispetto, non so, penso al turismo sostenibile o alla valorizzazione del territorio, sono tutte, diciamo, tutte dimensioni da poter sviluppare al di là del lato del disagio, delle difficoltà a livello psichico che non sono necessariamente quindi un settore o di aiuto, quindi di soccorso, ma semplicemente per sviluppo di impresa anche a livello economico. Riguarda un po' tutti, insomma. Noi vi ringraziamo e buon proseguimento. Grazie a voi.